salute degli anziani è al tempo del coronavirus. Ne parliamo con il dottor Vasco Merciadri, che tanti di voi già conoscono, esperto in alimentazione, esperto in medicina naturale, con una specializzazione in igiene pubblica. Quando si parla di anziani bisogna pensare anche al loro benessere psichico, non solo quello fisico. Esatto. Tutti loro si trovano ora confinati, da soli, non possono più vedere i nipotini, che per molti sono la gioia, il motivo di vivere. Ecco, quando entreremo nella fase 2, secondo lei, per tutelarli il più possibile, come si devono comportare? Ci dia qualche consiglio? Per esempio, meglio vedersi all'aperto in un giardino piuttosto che in casa? Sarà necessaria la mascherina? In modo tale, diciamo, che al limite anche le goccioline di flug, che sono quelle, le goccioline di saliva, che contengono il virus, tendono a disperdersi. Invece in casa, e ci sono degli studi fatti da università giapponesi, si vede che perdurano abbastanza a lungo, e poi purtroppo, diciamo, dove c'è il sovraffollamento accade che c'è una maggiore possibilità di contagio. Abbiamo visto quello che è accaduto per esempio in tante case di riposo del nord Italia, e non solo, negli ospedali eccetera, perché la cosa, diciamo, che apparentemente è la più semplice, quello di portare i pazienti negli ospedali, poi si è dimostrato un problema abbastanza grave. A anziani, come a tutti, questo decreto restrittivo vieta camminate che prevedano di allontanarsi da casa. In realtà per molti anziani è fondamentale l'attività fisica, è così. Allora, chi abita in campagna, un po' di giardino, non ha grossi problemi, perché insomma uno magari gira un po' nel giardino, sistema le fragole, sistema i fiori, e questa è un'ottima cosa. Chi sta in città magari si può spostare un pochino vicino a casa, però mi raccomando sempre con la mascherina, per evitare, diciamo, di infettare o anche di essere infettati, perché poi la mascherina ha questa doppia valenza, e purtroppo serve un pochino di pazienza. Stiamo attenti, perché questo confinamento sociale e le mascherine hanno salvato il nostro paese dal collasso del sistema sanitario, soprattutto nel nord, nel nord-est, nelle province di Bergamo, Cremona, Brescia, eccetera. No, mentre magari in centro Italia o soprattutto nel sud il problema si è presentato un po' meno grave, anche perché poi è insorto successivamente, quindi c'è stato un pochino più di tempo perché venissero prese le dovute precauzioni. E il numero di contagiati, nel momento che sono partite, diciamo, tutti questi sistemi di contenimento, era decisamente minore rispetto alla provincia di Brescia o di Bergamo. Il problema degli anziani, e comunque in generale quando si parla di prevenzione e di alimentazione, occorre fare un discorso, diciamo, di lungo periodo. Ora, indubbiamente, diciamo, se miglioro l'alimentazione mia anche in una situazione del genere, è una cosa buona, però l'ideale sarebbe fare sempre un'alimentazione sana, perché abbiamo visto come la situazione delle persone che si ammalano da coronavirus, e soprattutto quelli che hanno le conseguenze peggiori, siano delle persone anziane e che spesso hanno varie patologie importanti. La maggioranza delle patologie importanti che si trovano qui da noi sono le patologie legate a una triade famigerata, che è il diabete, obesità e ipertensione, che poi portano ulteriormente, diciamo, a malattie cardiovascolari e a malattie autoimmuni e malattie in generale dell'invecchiamento di tutto il nostro corpo. Ecco, quelle sono le cose sulle quali bisognerebbe fare molta attenzione. Inoltre il tabagismo e l'alcol portano ulteriori danni a livello della respirazione. Infatti non per niente, diciamo, uno degli organi bersagli più importanti di questa malattia sono proprio i polmoni. Infatti si va incontro a polmonite interstiziale bilaterale con grave insufficienza respiratoria in molte persone, che poi hanno bisogno di essere intubate o addirittura anche attaccate alla macchina cuore polmone. E spesso, diciamo, anche per periodi abbastanza lunghi. Questa è una delle conseguenze più temibili di questo coronavirus, e quindi bisogna cercare di far sì, non soltanto era un'occasione del coronavirus che ci siamo tutti immersi, bensì, diciamo, per fare un discorso di prevenzione nella nostra vita, cominciare un'alimentazione sana, che sia a base di frutta e verdura cruda, cereali integrali e legumi,
evitando il più possibile prodotti di origine animale perché questi causano un'alterazione della flora batterica intestinale e un'infiammazione generale dell'organismo. Questa infiammazione generale poi porta a livello polmonare a un'abnorme risposta del nostro sistema immunitario con aumento dell'interleuchina 6 e di altri fattori infiammatori che portano poi a gravi danni. Cioè i gravi danni in pratica sono dovuti sì da un lato al virus, però dall'altro anche a una risposta non corretta da parte dell'organismo. Quindi diventa veramente difficile da curare una situazione del genere. Quindi sull'alimentazione è stato chiarissimo. Di ospedali. Sembra che in questo momento le cose stiano funzionando meglio, tante cure nuove, sperimentali, tanto personale in più, spazi allestiti appositamente per i malati di coronavirus. Secondo lei cos'è che ha determinato in questo momento un miglioramento generale, in particolare più medici, più spazi o nuove medicine, per esempio l'eparina utilizzata proprio per lo scopo di aiutare questi malati? Il discorso è questo, che il Covid-19 fino a qualche mese fa nessuno lo conosceva, quindi diciamo è stata una grandissima novità per tutti i medici, a trovarsi in qualche modo anche a brancolare nel buio perché non avevano, a parte le terapie sintomatiche, nessun'altra arma a disposizione. Poi piano piano è stato visto l'importanza dell'eparina, soprattutto del cloridrato di clorochina, che normalmente diciamo viene utilizzato per malattie reumatiche o per malattie parassitologiche tipo la malaria, quindi diciamo ha poco senso apparentemente nei confronti di un virus. E poi anche l'uso di certi antivirali, insomma piano piano la situazione si sta regolarizzando. Poi chiaramente anche i medici stessi, avendo esperienza continua sul campo, riescono ad agire in modo più idoneo. Perché poi il problema del coronavirus è che all'inizio dà sintomi, poi da una settimana di quiescenza in qualche modo e poi successivamente si aggrava di nuovo il quadro, soprattutto dando problemi a livello polmonare, ma poi è stato visto anche a livello vascolare, a livello renale, a livello cardiaco. Cioè non è una malattia da sottovalutare. Purtroppo non è che si ancora tante cose, non è presente da poco tempo perché si possono avere delle certezze su tanti aspetti. Esatto. Il problema di questa malattia è questo, e quindi ci vorrà tempo per conoscerla meglio. Poi è importante, sembrerebbe, anche l'utilizzo delle vitamine. Ora, non è che all'inizio parlavano della vitamina C e della vitamina D che risolvessero tutti i problemi del coronavirus, questo assolutamente no. Però indubbiamente, diciamo, se un buon equilibrio vitaminico o una quantità giusta di sali minerali, e insomma la situazione un pochino migliora. Grazie al dottor Vasco Merciadri. Un'ultima domanda, sì. Lei ha pubblicato recentemente un libro, si parlava prima dell'alimentazione. Che un libro proprio recentemente, in generale sul discorso dell'alimentazione a base vegetale, e poi c'è un appendice che doveva essere invece la prefazione sulla medicina integrata. È una serie di quaderni di medicina integrata che ha visto e che sta preparando l'editore, e quindi in qualche modo su questa che l'appendice dovrebbe diventare poi una specie di manifesto della medicina integrata che dovrei allargare col tempo che ci mette, poi faccio finire anche l'editore. Intanto diciamo è uscito